il caro energia è devastante in questo momento, anche perché noi per produrre neve programmato, per far andare gli impianti, utilizziamo l'energia elettrica e stiamo strapagando le bollette dell'energia elettrica. Ah, si va da un 100% di aumento, ma anche oltre in determinate situazioni, quindi è un impatto importante. La stagione sta andando abbastanza bene, noi siamo una stazione di prossimità e quindi siamo premiati dal turismo che arriva dalle grandi città e che in giornata cerca una giornata di svago, quindi noi stiamo andando bene. Purtroppo abbiamo poca neve, ma le piste aperte, che sono circa il 70% di quelle del comprensorio, sono completamente ben innevate attraverso l'annevamento programmato. Ah, per una stazione di sci moderna ormai l'innevamento programmato è determinante, non si può prescindere da questi impianti di innevamento per riuscire a garantire un'offerta turistica tutte le volte per tutte le stagioni. Ah, la maggior parte della neve è stata sparata prima dell'inizio della stagione, quindi prima del 5 e del 4 di dicembre. Abbiamo degli impianti di innevamento estremamente performanti e che ci permettono di aprire il comprensorio in 48-72 ore. Guardi, da quando sono qua io, da 20 anni a questa parte, purtroppo sono più le stagioni che manca la neve rispetto a quelle che c'è nel naturale. Poi noi abbiamo l'innevamento programmato e riusciamo a sopperire alla mancanza di neve, ma in generale ho visto nello storico della nostra società che è attiva dal 1959, ho visto che spessissimo è mancata la neve, quindi purtroppo in questo caso più che la temperatura, che sì è vero si è alzata, e la quota neve purtroppo si è alzata abbastanza, in questo caso mancano le precipitazioni, quindi non c'è precipitazione, non c'è, e quindi non c'è la neve. Sì.